E ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video di Detroit Become Human. Continuiamo con la storia. Nel video precedente eravamo rimasti agli incontri con l'agente di Jericho e adesso andiamo avanti con la storia. Allora, chicken, un po' di pollo. Ah, ok, siamo con il Detective Conant. Fai pace con il tenente Anderson. Ok, scendiamo dalla macchina, ragazzi. Cercheremo di fare pace con lui. Giustamente lo sto un po' martellando, poverino. Ehi, ascolta, ho una dritta pazzesca. Speriamo di rispondere bene alle È domande. un vero fulmine. Quella puledra corre come un diavolo. Vuoi puntare? La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di paga. E dai, stavolta è diverso, 100% garantito, colpo sicuro. Sì, certo. Allora, Abdar Pedro, data di nascita 25.01.2005, disoccupato, precedenti, gioco d'azzardo illegale, frode. Ok. Poi devo scansionare qualcos'altro? No. Ah, sì, infatti. Licenza per la somministrazione degli alimenti C. Ok. Gary. Mamma mia. Ok ragazzi, penso che non dovremmo fare nient'altro. Ok, ci sto. Alla grande. Ehi, non te ne pentirai. Ma che problema hai? Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. No. Scusati, colleghi, fai pace. Il nostro rapporto è partito con il piede sbagliato. Dovremmo dimenticare il passato e ricominciare. Che ne dice? Senti, mi hanno dato come partner un pezzo di plastica e lo accetto. Ma se credi che saremo amici, sei proprio fuori strada. Ecco qua. Ah, grazie, cari, ho una fame. Posso scansionarti? No, non riesco. Non lasciare lì quel coso. Ah, non preoccuparti, mi segue ovunque. Visto? Questo Pedro, lui proponeva scommesse illegali, dico bene? Già. E lei ha scommesso. Sì. Non voglio allarmarla, tenente, ma credo che i suoi amici siano dediti ad attività illegali. Ognuno tira avanti come meglio crede, finché non fanno del male. Non mi piace. Bene. Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? Mi leggi nel pensiero. Prego. Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile, grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. Le emozioni mandano tutto a puttane. Gli androidi non sono poi così diversi da noi. Ho
Posso farle una domanda personale, tenente? Perché odia tanto gli androidi? Ho i miei motivi. Non ce lo volevo dire. C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi, sì. Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno toppato. Ti sei mai occupato di devianti? Jericho. Qualche mese fa, un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvata. Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Svolgere indagini sulla mia vita. So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit. So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni e che frequenta spesso i bar. Quindi dove vuoi arrivare? Ecco la risposta, sincero psicologico, freddo. Penso che lavorare al fianco di un agente con problemi personali sia un ostacolo. Oh mio Dio. Adattarsi all'imprevedibilità umana è una delle mie funzioni. Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto, a pochi isolati da qui. Diamo un'occhiata. La lascio al suo pranzo. Sono in macchina se ha bisogno. Bene, dai, la discussione è andata bene. Allora, ragazzi, adesso che mi ricordo, Jericho era il primo episodio che abbiamo fatto. Quello che abbiamo buttato giù. Che dovrebbe essere morto, ma non è morto. Mi scusi. Facevo rapporto alla CyberLife. Ecco chi è adesso. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No, sto arrivando. Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non molto. Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Ah, cazzo, se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore, servono altri sbirri. Ok, vediamo chi troveremo dietro la porta. Che dice, lo spacchiamo? C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit! Stammi dietro. Va bene. Mamma mia, questa non è una casa che vive una persona. Sta messa proprio male. Ma che cazzo è questo? Mamma mia. Che schifo. Giacca militare, seconda mano iniziale. RT. Iniziali, forse. Ha le iniziali sulla giacca. Le cuceva mia madre alle elementari. Che schifo, veramente, c'è tutto di più qui dentro. Ok, sarà un androide. Se non mangiano il cibo nel frigo. Mamma mia, come fa a mangiare qui dentro qua? Mi serve aria fresca. Ah, ti credo.
Manifesto fattoria urbana, cambio nel cuore della città. Cos'è sta roba qua? Un libro? C'è qualcosa? Non lo so. Sembrano degli appunti, ma sono indecifrabili. Ah. Travis, contraffatto. La patente di guida è falsa. Bene, non siamo venuti per niente. Ok. Cos'altro c'è qua? Ah, non può essere un umano, mamma mia. Oddio santo, come li odio. Leo. Bah. Sangue bromodello, ecco. Biocomponente. C'è un LED sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Giusto. Sai cosa significa? RA9. Scritto 2471 volte. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionato? RA9, chissà cosa sei. Una specie di labirinto. Sgabello di legno, caduto di scende d'accesso. Sede recente, colore nero, evidenze, torre aperto. Ok. Andato verso il soggiorno. Ma qua c'è qualcosa da prendere? No. Quindi dovrebbe essere qui. È bella questa costruzione. Qua è ancora bloccato. Quindi non sappiamo cosa è successo. Il mancino. È incredibile. Il coglione dava da mangiare a queste vette. Stiagge. Thank you.
Dove sarà andato? Ah, ci deve essere qualcosa qui. Impossibile. Dobbiamo andare ad analizzare di nuovo, vediamo cosa succede. Allora, no, no, lui era qua, correndo. Ho fatto cadere quello. Si era impiegato e è andato in questo buchettino. Ok. Quindi andiamo pure noi. Maledizione, piccioni del cazzo! Che stai aspettando? Vagli dietro! Vai, vai, vai! Beccalo! Oh, bella, bella, vai! Dove è andato? Ah, lì. Ma meglio di Terminator questo qua. Ah, troppo veloce. Spettacolare. Ah. Dove sei? Oh, l'avrò perso? Ma dove? Dove è andato? L'ho perso. Cavolo. Oh, cazzo. Cazzo, era nostro. Oh, va bene. Non importa. Sappiamo com'è fatto, non ci sfuggirà. Forza, leviamoci dalle palle. Per oggi ho visto abbastanza ortaggi. Non doveva accadere. Non sono programmato per fallire. Oh, hai fatto casino, Connor. Benvenuto nel club. Ma ragazzi, non sapevo, cioè non so se potevo anche beccarlo lui, ma probabilmente sì. Secondo me ci sarà una scena dove riesco ad beccarlo, che si poteva beccarlo, però non sono riuscito in questo episodio qua. Va bene, niente, è stato molto molto bello, dai. Niente, ragazzi, poi nel prossimo video magari riusciremo a scoprire chi è questo qua. Magari nel prossimo video vedremo la banda di Jericho come è composta, visto che Marco si trova lì e finalmente l'ha trovata e non so quali sono i loro obiettivi. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci beccheremo nel prossimo video. Ciao a tutti!